Bene, oggi affrontiamo lo studio delle strutture che abbiamo visto anche in elettrostatica, le strutture canoniche di interesse applicativo per questo corso, partendo dalla cosiddetta linea bifilare, o se volete il cavo bipolare. Quindi immaginate di avere due conduttori rettilinei, cilindrici, percorsi da corrente I. Ovviamente nelle strutture di nostro interesse la corrente è differenziale, cioè ha verso opposto nei due conduttori. Quindi immaginate un tratto di cavo che collega ad esempio un generatore ad un carico, e quindi immaginate di studiarvi la struttura semplice illustrata in figura che rappresenta la coppia di cavi che utilizziamo per collegare questi due componenti. Immaginiamo che i cavi siano conduttori immersi in un materiale omogeneo con permeabilità mu. Bene, analogamente a quanto abbiamo fatto nel caso elettrostatico, ci chiediamo nel caso magnetostatico come sia distribuito il campo magnetico, e anche in questo caso sostanzialmente sovrapporremo gli effetti. In pratica, come abbiamo visto nel caso elettrostatico, noi abbiamo due sorgenti di campo, queste due correnti che sono distribuite lungo due strutture parallele. Possiamo pensare di calcolarci separatamente il campo per una corrente in assenza dell'altra e viceversa, e poi punto per punto dello spazio andare a sommare i due contributi vettoriali. Come sarebbe fatto il campo prodotto da un singolo filo di corrente? Abbiamo visto nelle scorse lezioni, per esempio, il campo, chiamiamolo parliamo del campo B. Ovviamente ricordiamoci che noi stiamo sempre assumendo questa semplice legge di proporzionalità tra B e H, quindi finora nelle nostre applicazioni B e H sostanzialmente sono la stessa cosa. Bene, se volessi visualizzare le linee di forza di B, dovrei partire dal caso del singolo conduttore percorso da corrente I nell'ipotesi di distribuzione uniforme, tutto quello che ci siamo detti. Sappiamo che il campo B e quindi anche H è diretto lungo teta, quindi le linee di forza di questo campo sono circonferenze concentriche con l'asse della corrente. Il verso di questo campo vettoriale rispetto al verso della corrente, come ricorderete, deve soddisfare la famosa regola della mano destra. E quindi, se andasse a visualizzare qui, chiamiamo il campo B1 il campo prodotto dalla corrente in alto, B2 il campo prodotto dalla corrente in basso. Quindi il campo prodotto dalla corrente in alto farebbe così in ogni punto dello spazio. Il campo prodotto dalla corrente in basso, in assenza dell'altra corrente, farebbe così. Il campo totale chiaramente sarà la sovrapposizione dei due campi. Quindi vedete, se vado adesso ad osservare quello che accade nel piano della lavagna, cioè nel piano che contiene i due assi delle due correnti, ovviamente tutto quello che sto dicendo lo stiamo studiando per una struttura molto lunga, in modo da poter assumere come soluzione del campo la soluzione presa nel caso di filo infinito. Bene, allora vedete, seguendo la regola della mano destra, il campo B1 prodotto da questa corrente in alto, quella che va da sinistra a destra, come si chiude? Si chiude così.
Quindi in questa regione di spazio B1 è uscente, in questa regione di spazio è entrante, così come in quest'altra regione di spazio. Viceversa, la corrente di ritorno ci darà un campo che ha la stessa direzione rispetto all'asse di questa corrente, e cioè teta, ma verso opposto, e quindi si richiuderà così, vedete? Per cui ci darà contributo entrante nella regione intermedia, ed è concorde col verso del contributo che ci fornisce la prima corrente, mentre le regioni esterne alla struttura ha contributo discorde rispetto a quello che ci fornisce B1, esattamente come abbiamo visto nel caso elettrico. Quindi tra i due conduttori il campo magnetico si intensifica per effetto del fatto che i due contributi sono equiversi. All'esterno si tende a cancellare il contributo totale, il valore totale del campo tende a zero perché c'è un effetto di cancellazione. Come per il caso elettrico, la cancellazione non è esatta punto per punto, perché abbiamo visto che il campo B generato da un singolo filo di corrente vale a distanza R vale mu per i fratto 2 pi greco r. Quindi per esempio in un punto dello spazio che si trovi qui io avrei il contributo del campo B2 che dipende da R2, il contributo del campo B1 dipende invece da R1. In altre parole, la distanza rispetto alla sorgente del campo B1 è diversa dalla distanza rispetto alla sorgente del campo B2, per cui pur essendo i due campi in quel punto, pur avendo la stessa direzione e verso opposto, il loro modulo non è perfettamente uguale, quindi ci sarà un effetto di cancellazione ma non totale, che significa che intorno a questa struttura c'è ancora campo. Applicando lo stesso principio alla versione magnetica, all'analisi magnetica del cavo coassiale, non lo faremo, vi richiamerò solo il risultato, in quel caso si può facilmente osservare che all'esterno di quella struttura il campo deve essere zero, applicando le stesse considerazioni che abbiamo applicato al caso elettrico. Se i due assi di queste correnti coincidono, allora un punto esterno si troverà alla stessa distanza rispetto alle due sorgenti, e quindi stessa direzione, verso opposto, stessa distanza, quindi stesso modulo, all'esterno ci sarebbe la cancellazione totale e tutto il campo sarebbe confinato all'interno, caso coassiale. Il caso bifilare che stiamo studiando invece ci suggerisce che il campo all'esterno tenderà a zero quando io mi allontanerò da questa struttura, perché allontanandomi da questa struttura nella direzione ortogonale all'asse, la distanza delle correnti tende a essere trascurabile, come se a lunga distanza io vedessi le due correnti sovrapposte, e siccome sono uguali in modulo opposto e inverso, la sovrapposizione di queste due correnti sarebbe zero e quindi il campo sarebbe zero. Bene, se io ho una struttura del genere, quindi il campo lo posso calcolare esattamente come abbiamo visto per il caso elettrico, e cioè per esempio se volessi calcolare il campo in un punto qualsiasi posto sul segmento che congiunge i centri di queste due sezioni, quindi sto vedendo la struttura della sezione ortogonale all'asse dei due cavi, in un punto qualsiasi qui, per effetto di quello che ci siamo detti, qui per esempio la corrente è uscente, qui la corrente è entrante,
in un punto qualsiasi avrei due contributi allineati, B1 e B2. E quindi il B1, quindi il campo totale B1 più B2 non sarebbe altro che la somma vettoriale di questi due vettori che hanno la stessa direzione, lo stesso verso, per cui avrei alla fine come modulo la somma dei moduli. Questo vale solo in questi punti, ovviamente, altrimenti in qualunque altro punto dovrei sommare vettorialmente i due contributi. E quindi avremo mu per i fratto 2 pi greco R1 più mu per i fratto 2 pi greco R2, dove R1 e R2 saranno le distanze da la prima corrente e la seconda corrente. Quindi, esattamente come abbiamo visto nel caso elettrico, si applicano tutte le stesse considerazioni che abbiamo visto nel caso elettrico. Il punto in cui il campo è, i due campi sono uguali, è esattamente la mezzeria. Quindi nel punto centrale avete la stessa distanza e quindi in quel punto il campo prodotto da una linea bifilare risulta essere il doppio del campo prodotto dal singolo conduttore. Ok, adesso anche per queste strutture, come per il caso elettrico, si può introdurre il parametro per unità di lunghezza. Nel caso elettrico abbiamo introdotto la capacità per unità di lunghezza. Per queste strutture si può introdurre l'induttanza per unità di lunghezza. Definita come? Dobbiamo definire la superficie rispetto a cui calcoliamo il flusso. E allora in una struttura del genere la superficie che viene considerata è una superficie che si appoggia ai conduttori, scusatemi, è una superficie il cui orlo si appoggia ai conduttori, diciamolo qui, questi sono i due conduttori, il campo totale è entrante qui, uscente qui, è uscente qui. Questo è B totale. Il flusso di B, come lo calcolo? Prendo un tratto di lunghezza L, considero questo cammino gamma di lunghezza L lungo la direzione dell'asse di questi cilindri. Quindi oriento gamma in modo coerente col flusso del campo, con la direzione del campo, quindi il campo entrante, vedete? La gamma deve essere orientata in verso orario per rispettare la regola della mano destra, ok? E vado a calcolarmi il flusso concatenato con questa gamma. Vi ricordo dalla scorsa lezione che il flusso concatenato cosa significa? Significa calcolarsi il flusso di B attraverso una qualunque superficie aperta che abbia gamma come contorno. Per la solenoidalità di B, la superficie che scegliamo è indifferente. Possiamo ad esempio prendere come superficie proprio il piano della lavagna, vedete? Calcolarci φ attraverso questa superficie e a quel punto definire l'induttanza di questa struttura di lunghezza L come il rapporto tra il flusso calcolato e la corrente. Molto più frequentemente viene fornita l'induttanza per unità di lunghezza. E cioè il flusso diviso la corrente diviso la lunghezza della linea.
Noi non calcoleremo questo parametro, ve lo calcolerò, non è che sia completamente, non è che sia molto complicato, ma preferisco calcolarvi le induttanze con un altro approccio che vedremo nelle prossime lezioni, che è legato al calcolo dell'energia magnetica. Le formule dell'induttanza per queste strutture le ricaveremo da una proprietà generale elettromagnetica che si applica a tutte le strutture immerse in materiali omogenei. In altre parole, se noi assumiamo che il materiale è omogeneo, significa che la mugua, il materiale che circonda questa struttura, è omogeneo, per esempio l'aria, cioè mu è uguale in tutti i punti, epsilon è uguale in tutti i punti. Allora, per questi problemi, indipendentemente dalla geometria dei conduttori, vale questa proprietà. Il prodotto tra l'induttanza per unità di lunghezza e la capacità per unità di lunghezza è una costante. Non dipende più dalla geometria, ma dipende dal prodotto delle due proprietà elettriche e magnetiche del mezzo che circonda i conduttori. Epsilon mu. Questa è una legge generale. Vale se, abbiamo detto, il materiale che circonda i conduttori è omogeneo. Tra l'altro vi faccio osservare che, come vedremo, 1 diviso la radice di epsilon mu è la velocità di propagazione del segnale elettromagnetico nel mezzo considerato. E quindi in questi mezzi, se conoscete l'E' e C', conoscete anche la velocità con cui si propaga un'onda, che sarà 1 diviso la radice di L' C'. Noi non abbiamo nel nostro modello alcuna propagazione, quindi questo è qualcosa che noi non vedremo. Ve lo segnalo perché da questo si può intuire perché la massima velocità, come noi sappiamo, è quella nel vuoto. Perché epsilon e mu sono assumono valore minimo nel vuoto. Epsilon uguale epsilon 0, mu uguale mu 0. Non esiste un materiale con epsilon 0 o mu uguale a 0. E quindi, poiché epsilon 0 e mu 0 hanno il loro valore minimo nel vuoto, 1 diviso la radice del prodotto ha il suo valore massimo nel vuoto, che è 3 per 10 alla 8, come sapete, metri al secondo, cioè la velocità della luce nel vuoto. Torniamo a noi. Utilizzando questa espressione, io mi posso ricavare la formula della induttanza per unità di lunghezza per questa struttura, perché abbiamo già studiato la capacità per unità di lunghezza di questa struttura e vi ricorderete questa capacità vale pi greco epsilon diviso il logaritmo di meno a su a. Dove D era la distanza tra gli assi e A è il raggio del singolo conduttore. Ricordate? Questo significa che l'induttanza per unità di lunghezza di una linea bifilare sarà mu diviso pi greco per il logaritmo di D meno A su A, applicando appunto questa proprietà. Quindi vedete, il fattore geometrico che influenza C influenza esattamente in modo duale la L, nel senso che se questo logaritmo cresce qui, cresce anche qui, ma qui al denominatore, qui al numeratore, il prodotto di L per C fa sparire ogni dipendenza dalla geometria e quindi significa che se voi per esempio aumentate la capacità diminuendo D, state parallelamente diminuendo l'induttanza.
che se agite sulla geometria, quello che fate ad un parametro lo fate in verso opposto all'altro parametro. Quindi se volete lasciare inalterata C ma aumentare L, vi serve, l'unica cosa che potete fare è cambiare mu. Vedete? Altrimenti se cambiate i parametri geometrici, quello che fate su L ve lo ritrovate in verso opposto su C. Bene, applicando questa proprietà potete ricavare le formule di L anche per le altre strutture di nostro interesse. Ricordate il cavo coassiale, per esempio. Nel cavo coassiale, anzi partendo da questa struttura, prima del cavo coassiale c'era la struttura derivata in qualche modo dall'analisi della linea bifilare, se ricorderete era il cavo su terreno conduttore. Nel cavo su terreno conduttore, un cavo posto ad altezza H rispetto al terreno, vi ricorderete, si applicava in elettrostatica il principio, il teorema delle immagini, per cui la soluzione che ottenevamo era legata all'immagine di questa corrente posta da parte opposta, posta da parte opposta rispetto al piano del terreno conduttore, perfettamente conduttore. L'immagine di questa corrente sarebbe una corrente con verso opposto, esattamente come abbiamo visto nel caso della carica. Si cambiava il segno della carica, qui si cambia il verso della corrente. Il campo, il teorema delle immagini ci dice che il campo nella regione di spazio superiore è lo stesso della linea bifilare. Ok? La differenza è che adesso il campo, tra virgolette, invade solo un semispazio. Quindi la capacità, in questo caso per unità di lunghezza, è 2 pi greco epsilon diviso il logaritmo di 2h su rc, dove rc è il raggio, e quindi l'induttanza sarà mu diviso 2 pi greco per il logaritmo di 2h su rc. Anche in questa struttura, se volessi calcolarmi il campo in un punto lungo la congiungente, lungo l'asse verticale, il segmento che corrisponde alla in ogni sezione alla proiezione dell'asse della corrente sul terreno, basterebbe calcolare la somma dei moduli dei valori di campo prodotti dalla corrente e dalla sua immagine, esattamente come prima. Con la conseguenza che nel punto sul terreno che si trova a metà strada tra la corrente e la sua immagine, noi avremmo il doppio del campo ottenuto considerando l'effetto della sola corrente in assenza di terreno. Quindi se in questo tipo di struttura, come vedremo negli esercizi, ci viene chiesto quanto vale il campo sul terreno, rimuoviamo il terreno, usiamo la formula di Biot-Savart per calcolarci il campo e moltiplichiamo per 2. Ma questo lo vedremo negli esercizi. L'ultima struttura che vi richiamo è il cosiddetto cavo coassiale. Nel cavo coassiale avevamo questa struttura con 2 conduttori cilindrici coassiali. Supponiamo di avere, come al solito, la corrente differenziale, quindi su un conduttore a un verso, sull'altro conduttore verso opposto, quindi tra virgolette un andata e un ritorno. Immaginiamo di avere questa situazione. All'interno del coassiale il campo sarà quello prodotto dalla corrente interna, che è l'unica che si concatena con una superficie, con una curva su cui potremmo andare a calcolarci l'integrale di Ampère, come abbiamo fatto le volte scorse. Ricordiamoci il risultato in termini di capacità. In questo caso la capacità valeva 2 pi greco epsilon diviso il logaritmo del rapporto tra raggio esterno e raggio interno.
e quindi l'induttanza sarà mu diviso 2 pi greco per il logaritmo di raggio esterno diviso raggio interno. E quindi queste sono le tre configurazioni elementari che poi useremo negli esercizi. Bene, l'ultimissimo punto che affrontiamo insieme riguarda invece la possibilità di utilizzare un semplice approccio circuitale per risolvere problemi di magnetostatica. Nei problemi di magnetostatica le variabili che ci interessano sono il flusso e il campo magnetico e, come vedremo, un'altra variabile che è associata associabile alla tensione, che infatti chiameremo tensione magnetica. Allora, prima di farvi vedere questo tipo di approccio, partiamo dalla considerazione che tra i materiali che useremo ci saranno materiali cosiddetti ferromagnetici, di cui discuteremo in una prossima lezione. Questi materiali impongono un comportamento, un legame tra B e H molto complicato, di tipo isteretico, come vedremo. Vedremo che in opportune condizioni di funzionamento questi materiali potranno ancora essere descritti dalla legge lineare B uguale a mu per H con una mu molto elevata. La mu con R di questi materiali, cioè la mu normalizzata al valore nel vuoto, tipicamente assume valori di 10 alla quarta, 10 alla quinta. Quindi questi materiali, rispetto a tutti gli altri materiali magnetici che hanno una mu con R non molto diversa da 1, quindi non molto diversa dall'aria, dal vuoto, un po' più grande, insomma, materiali che hanno deboli proprietà magnetiche, questi materiali hanno una mu elevatissima, vedete? 4, 5 ordini di grandezza più grande dell'aria. Allora, cosa succede? Poi lo vedremo nel dettaglio, ma per oggi ci basta sapere questo. Cosa succede se io ho un pezzo di materiale con una simile mu immerso in una regione in cui la mu è molto piccola, per esempio, cioè molto piccola rispetto a mu zero? Cioè, assumiamo per esempio che ci sia l'aria. La mu, e lo vedremo fra poco, per il flusso magnetico ha lo stesso ruolo che ha la conducibilità elettrica per il flusso di corrente. In altre parole, vedremo che mu è la controparte magnetica di sigma e fi è la controparte di I, è la corrente elettrica. Che succede se questo, se sostituissimo sigma e sigma zero? Cioè abbiamo una regione di spazio in cui c'è corrente e questa corrente incontra un materiale con una sigma molto alta immerso in un materiale con una sigma 5 ordini di grandezza più bassa. Succede che questo diventa un tubo di flusso per la corrente, è una specie di partitore, se volete. La corrente vede in parallelo due percorsi, uno con conducibilità elevatissima, 10.000, 100.000 volte più alta di questo. Significa che la resistenza elettrica di questo tratto è praticamente nulla rispetto a questo. E quindi la corrente dove fluirà? Fluisce qui. Quindi, un materiale ferromagnetico che abbia queste proprietà, per il flusso Φ diventa quello che tecnicamente si chiama tubo di flusso, cioè il flusso circolerà qui. La quantità di flusso che circola all'esterno sarà trascurabile rispetto a quella che circola all'interno. Ok? C'è solo una piccola differenza rispetto al caso elettrico. È che nel caso elettrico io posso mettere un conduttore con una sigma
e qui all'esterno ci posso mettere 0. La sigma 0 può essere portata a 0 nel caso elettrico, basta immergere il conduttore in un isolante. Nel caso magnetico, mu 0 non può mai andare a 0. E quindi nel caso elettrico questa natura di tubo di flusso di un conduttore è automaticamente imposta dal fatto che il conduttore viene isolato all'esterno. Nel caso magnetico è un'approssimazione, che è tanto più vera quanto più è elevata questa mu con R. Ok? Bene, ma se è così, allora io mi chiedo se sia possibile studiare i problemi magnetici con lo stesso approccio con cui abbiamo studiato quelli elettrici. E allora vi faccio osservare un'analogia nelle strutture del modello matematico che descrive da un lato i circuiti elettrici in condizione stazionaria e dall'altro canto queste strutture magnetiche in condizioni analoghe. Qual è il modello elettrico in condizioni stazionarie? Abbiamo questo, equazione di Faraday per il campo elettrico. Abbiamo la solenoidalità della corrente, legge di Kirchhoff per le tensioni, la prima, legge di Kirchhoff per le correnti, la seconda. Abbiamo il legame tra J ed E, J uguale sigma per E, o se volete J uguale E diviso eta, resistività se vi piace di più, e poi abbiamo la forza elettromotrice nel momento in cui dobbiamo introdurre l'elemento attivo del nostro circuito. Le grandezze globali che andiamo ad utilizzare nei circuiti sono la tensione tra due punti che è l'integrale della componente tangente di E tra A e B lungo qualunque cammino e la corrente che circola attraverso una superficie S aperta. Questo è il modello elettrico. Questo modello matematico ci consente di introdurre le grandezze elettriche, tensione e corrente, associarle ai corrispondenti campi con le corrispondenti proprietà e poi introdurre la relazione costitutiva del mezzo, in questo caso un conduttore, che poi è la versione locale della legge di Ohm, e infine la relazione costitutiva del generatore, come abbiamo visto nella scorsa lezione, che è legata alla presenza di un campo elettromotore. Adesso andiamoci a scrivere le equazioni della magnetostatica. La legge di Ampère in una regione di spazio in cui non ci siano correnti è esattamente omologa a quella di Faraday. La legge di Gauss per il campo magnetico formalmente è la stessa equazione che scriviamo applicando la conservazione della carica in condizioni stazionarie, cioè solenoidalità di B, esattamente come J. Il legame tra B e H matematicamente ricorda la stessa struttura del legame tra J ed E. In presenza di corrente concatenata, il campo H ha circuitazione diversa da zero, è proprio pari a I gamma, e questa si chiama forza magnetomotrice, FMM.
Abbiamo introdotto una variabile globale φ che abbiamo visto essere legata al concetto di induttanza, che non è altro che il flusso di B attraverso una superficie aperta. Ci manca a questo punto, vedete, il parallelo è completo rispetto al modello elettrico. Modello elettrico, condizioni stazionarie, modello magnetico, stesse condizioni. Cosa ci resta da definire? L'equivalente della tensione, vedete? Allora introduciamo la cosiddetta tensione magnetica come l'integrale di linea del campo H proiettato lungo la tangente, analogamente a quanto facciamo per la tensione elettrica. A questo punto il parallelismo è completo e ha la sua controparte in H e quindi V in T. B, J ha la sua controparte in B e quindi I si associa a Φ. Come avevo anticipato, sigma si associa a mu e con gamma si associa a I gamma, forza elettromotrice, forza magnetomotrice. Vedete, la struttura del modello è esattamente la stessa. E questo cosa ci consente di dire? Questo ci consente di dire che noi studieremo un problema di magnetostatica di interesse applicativo, per esempio nelle nostre applicazioni, quando per esempio studieremo il trasformatore, vedremo che sarà necessario capire come si chiude il flusso e il campo magnetico all'interno di un cosiddetto circuito magnetico e vedremo poi come si realizza. Quindi i nostri problemi di magnetostatica saranno problemi in cui noi conosceremo la disposizione delle correnti di eccitazione di un sistema, conosceremo ovviamente i materiali utilizzati e ci interesserà conoscere, ad esempio, calcolare ad esempio i flussi di B. Bene, questo non è nient'altro che lo stesso problema che potremmo descrivere in ambito elettrico, dove, conoscendo la forza elettromotrice, conoscendo i materiali di cui si compone il circuito, siamo per esempio interessati a calcolarci la corrente. Cosa significa tutto ciò? Che noi non risolveremo gli esercizi di magnetostatica usando l'equazione della magnetostatica, ma costruendo un circuito elettrico equivalente e quindi usando le semplici regole della teoria dei circuiti che ci insegnano come si risolve un circuito con generatori e resistori. Quindi alla fine del corso torniamo a quello che abbiamo fatto all'inizio, che erano gli esercizi più semplici che abbiamo visto nella teoria dei circuiti. In altre parole, noi adesso, utilizzando questo parallelismo, cosa facciamo? Andiamo a modellare i cosiddetti circuiti magnetici. I circuiti magnetici sono circuiti realizzati con materiali ferromagnetici . Quindi immaginate ad esempio di prendere delle barrette di ferro ciascuna con la sua permeabilità mu1, mu2, mu3, mu4, di eccitare questa struttura con un solenoide da qualche parte. Per esempio qui. Okay? Immaginate di iniettare una corrente I, n avvolgimenti. Cosa farà questa corrente? Se questo solenoide fosse in aria, quindi se avessimo questa struttura in aria, il campo prodotto da questo solenoide farebbe così, come abbiamo visto nella scorsa lezione. Tenderebbe ad essere uniforme e parallelo all'asse all'interno della struttura, ma poi all'esterno invaderebbe tutto lo spazio circostante.
I circuiti magnetici vengono realizzati per incanalare il flusso magnetico nelle direzioni che noi vogliamo e poi lo vedremo nelle applicazioni. In altre parole, cosa deve fare questo ferro? Questo percorso che io ho predisposto mi serve a far sì che il flusso di B non vada in tutto lo spazio, ma segua preferibilmente, idealmente, il percorso che mi impone questo circuito. Per questo si chiama circuito magnetico. Questa è la condizione ideale. Il flusso Φ generato da questo solenoide si chiude nel circuito, seguendo questi pezzi di ferro che ho collegato insieme a costruire un circuito. Nella realtà cosa succederà? Succederà che alcune linee di campo potrebbero chiudersi così. Questo perché? Perché, come vi dicevo, a differenza del caso elettrico, all'esterno io non ho un mu uguale a zero, ma ho una mu che può assumere il valore minimo mu zero, ma non zero, che è 10 a meno 4 pi greco 10 a meno 7, ma non è zero. Ovviamente il mio circuito magnetico io assumerò di lavorare in una condizione in cui la mu 1, mu 2, mu 3, mu 4, cioè la mu di questi ferri, è talmente grande rispetto a mu 0 da poter trascurare questo effetto e quindi tutto il flusso è incanalato in questo percorso. Quindi, obiettivo del circuito magnetico, a che serve un circuito magnetico? Il circuito magnetico serve a imporre al flusso magnetico generato da una sorgente, il solenoide, percorso da corrente, un percorso predefinito. E poi vedremo perché, faremo qualche applicazione pratica. Oggi non ci chiediamo perché viene fatto questo, ma ci chiediamo come si può studiare un oggetto del genere. Ovviamente si può studiare studiandosi le leggi della magnetostatica. In un problema del genere, per me le variabili d'ingresso sono ND, mu i, mu k, diciamo, e saranno le lunghezze, le sezioni di ciascuno di questi tratti. Quindi devo conoscere la geometria del sistema, mi serve sapere che corrente sto iniettando, mi serve sapere quanti avvolgimenti ho considerato, che tipo di materiale sto usando per il tratto 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. In uscita sono interessato a calcolare per esempio il flusso. Un problema del genere lo potrei affrontare con la magnetostatica. In realtà lo posso affrontare appunto sfruttando il parallelismo di cui vi ho fatto menzione. E cioè, ma se esiste questo parallelismo, Io mi inizio a chiedere, ma questo pezzo di ferro qui, per esempio, come si modella in maniera equivalente? E allora, quel pezzo di ferro lì, immaginate di avere un pezzo di ferro senza correnti avvolte, quindi senza avere alcun solenoide avvolto intorno, questa mu è uguale a, chiamiamola mu genericamente. Dal punto di vista esterno del comportamento terminale in termini di tensione magnetica e flusso di campo B, io cosa posso fare? Beh, ricordiamoci quello che abbiamo fatto nel caso del conduttore cilindrico. Abbiamo introdotto degli elettrodi, che per me in questo caso sono materiali con una mu e infinita, e ci siamo chiesti qual è il legame tra la tensione tra i morsetti A e B, posto che qui circola un flusso Φ, è esattamente, quindi la tensione è calcolata tra A e B lungo una curva gamma qualsiasi. T a B sarà integrale
tra E e B di H per T del lungo una qualunque curva che colleghi A e B. Potendo scegliere precisamente la curva, posso per esempio andare da A a B all'interno di questo conduttore. Signori, se faccio a questo punto gli stessi passaggi formali che ho svolto quando ho analizzato il resistore, cosa posso pensare di fare? In quel caso noi facevamo l'integrale di E, vedete? Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto il campo elettrico negli elettrodi è zero, quindi l'unico contributo me lo dà il tratto da C a D, vi ricordate? Il campo H allo stesso modo è zero, perché? Perché a parità di flusso H è uguale a B su mu. Se mu va all'infinito, H è zero. Quindi negli equivalenti degli elettrodi, gli equivalenti magnetici degli elettrodi, nell'elettrodo era E uguale a zero, in questo caso sarà H. Quindi il contributo dell'integrale è quello che va da C a D. Ma se sono tra C e D, posso scrivere H come B su mu. Adesso, facendo gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel caso elettrico, posso legare B, in quel caso J, in questo caso B, al suo flusso attraverso una sezione ortogonale al conduttore. Andatevi a riguardare i passaggi che abbiamo svolto nel caso elettrico. Quindi io oggi vado veloce. In pratica, nella ipotesi di conduttore filiforme, quindi in questo caso di ferromagnete filiforme, l'integrale che sto facendo non è altro che integrale di Φ su S diviso ancora mu in del. Phi, S, mu sono costanti, le posso tirare fuori dal segno di integrale, ottengo l'integrale di 1 che è la lunghezza di questo oggetto, ottenendo T a B uguale L diviso S per mu per Phi. In pratica abbiamo ottenuto lo stesso risultato che abbiamo nel caso elettrico. Nel caso elettrico V uguale L diviso sigma per S per I. Questa era la resistenza elettrica. Nel caso magnetico la tensione magnetica uguale a un parametro che ha la stessa faccia di R moltiplicato per Φ, che ha lo stesso ruolo di I. Questa viene chiamata riluttanza magnetica. Il legame T uguale R per Φ sostituisce V uguale R per I, cioè non è che sostituisce, è il duale di V uguale R per I. Questa l'abbiamo chiamata legge di Ohm per i circuiti, per i resistori. Questa si chiama legge di Hopkinson. Quindi ogni tratto di questo circuito lo posso modellare come una riluttanza, che dal punto di vista modellistico assume lo stesso ruolo
che assume la resistenza in un circuito elettrico, cioè è il fattore di proporzionalità tra flusso e tensione magnetica. Quindi, se volete, questa è la caratteristica di un bipolo, definendo come bipolo un oggetto in cui al posto della tensione c'è la tensione magnetica, al posto della corrente c'è il flusso di campo magnetico. E abbiamo quasi finito, perché a questo punto ci resta semplicemente da portare in conto questo tratto qui. Tutti questi tratti, vedete, mu2, mu3, mu4, li modello così, sostituendoli con dei resistori. Come modello questo tratto qui, dove c'è, oltre che ferro, c'è anche il solenoide? Mi ricordo quello che abbiamo fatto nella scorsa lezione, quando abbiamo introdotto la forza elettromotrice. C'è un pezzo che diventa diverso da zero al secondo membro dell'integrale di linea. E quindi, molto banalmente, se io vado ad aggiungere adesso a tutto quello che ho fatto finora, ci metto anche un solenoide intorno a questa struttura, cosa devo scrivere? Qui dobbiamo stare attenti ai versi. Allora, signori, mettiamoci il solenoide. Noi abbiamo calcolato la tensione magnetica da A a B, quindi abbiamo supposto di circolare in questo verso per il calcolo di AB. Bene, adesso se io vado a inserire un solenoide, dovrò verificare bene il verso di avvolgimento. No, devo andare a vedere il verso di avvolgimento, perché se supponiamo che le correnti si chiudano con questo verso I, ci sono n correnti, vedete, io avrò le correnti che secondo la regola della mano destra mi darebbero un flusso di B nella direzione che va da A a B. Ok? Benissimo. La legge di Ampère mi dice che se faccio la circolazione di H lungo un cammino chiuso che concateni queste correnti, otterrò proprio N per I. Come deve essere orientato questo cammino? Deve essere un cammino chiuso, quindi immaginate di collegare la gamma aperta che abbiamo usato prima per calcolarci la tensione con la gamma, con un'altra gamma esterna che fa collega B ad A in modo da chiudere il percorso e poter applicare Ampère. A questo punto, vedete, l'unione delle due curve aperte mi dà una curva chiusa rispetto alla quale si concatenano NI correnti, quindi la legge di Ampère si scrive in questo modo. Ok? Bene, adesso andiamo a vedere con quale verso occorre circolare per essere coerenti con il verso delle correnti, occorre circolare esattamente in questo verso qui. E quindi io avrò però scusatemi, avendo definito la tensione col verso opposto da AB, preferisco cambiare verso di definizione della tensione e poi ne terremo conto. Quando assegneremo il segno alla corrente. Allora, integriamo lungo questo cammino, ma usando un verso che è discorde rispetto a quello che ci darebbero le correnti. Oppure, se volete, se vogliamo semplificarci la vita, cambiamo verso le correnti in modo che il verso di integrazione sia coerente. Ovviamente potevamo anche lasciare le cose come stavano, però se cambiamo verso non c'è necessità di cambiare segno. Bene, allora, quando integro tra A e B, mi calcolo la tensione magnetica,
avrò il tratto esterno tra A e B, il tratto interno tra B e A, e tutto deve essere uguale a Ni. Quindi io circolo da A e B all'esterno, da B e A circolo dall'interno. L'integrale tra A e B l'ho chiamata tensione magnetica. Il contributo che si sviluppa all'interno l'abbiamo appena calcolato, vale R per φ. Con quale segno? Col segno positivo. Perché è vero che stiamo integrando con verso opposto rispetto al caso precedente, ma è anche vero che con la convenzione normale, facendo analogo elettrico, la corrente, il flusso che dovrei considerare come positivo, avrebbe una direzione opposta. Quindi quei due meno si cancellano e mi resta il contributo positivo. Questo oggetto qui ha una caratteristica del genere: T uguale N per I meno R φ. E che cos'è questo? Non è altro che l'equivalente della caratteristica di un circuito nel quale Ni, che è la forza magnetomotrice, diventa la tensione, cioè la forza elettromotrice, sempre rispettando il parallelo che ci siamo dati. La riluttanza diventa una resistenza, il flusso, la corrente del circuito elettrico diventa un flusso, la tensione del circuito elettrico diventa la tensione magnetica. Quindi, se andiamo a scrivere la caratteristica di questo bipolo, che non è altro che un generatore reale, vedete, cosa si direbbe? Potreste scrivere la legge di Kirchhoff alle tensioni, avremmo TAB più R per φ uguale Ni. È esattamente quello che abbiamo scritto lì. Vedete? E abbiamo concluso. Vi ricordate qual era il problema di partenza? Il problema di partenza è: ho un circuito magnetico, conosco i parametri magnetici di tutti i pezzi di ferro, conosco le geometrie L ed S, quindi questo mi consente di conoscere le riluttanze di ogni tratto K. E quindi questo circuito, come lo modello dal punto di vista equivalente come circuito elettrico? Tutti i tratti in cui non c'è corrente semplicemente saranno sostituiti da resistenza. Se ci sono dei tratti in cui c'è un avvolgimento, quel tratto diventa equivalente ad un generatore reale in cui la parte passiva è la riluttanza e la parte attiva è la forza magnetomotrice. E quindi, in ultima analisi, noi non studieremo il problema magnetico, ma studieremo, se vogliamo studiare questo, studieremo un problema elettrico. Ci andiamo a studiare questo problema qui, un problema semplicissimo. Vedete? Questo è Ni, questa è la riluttanza del tratto 1, questa è la riluttanza del tratto 2, questa è la riluttanza del tratto 3, questa è la riluttanza del tratto 4. Chi è che circola in questo circuito? Fi. Con quale verso? Col verso coerente con la regola della mano destra rispetto alla, vedete, alla bobina che li sta alimentando. Quindi, se in questo mio disegno le correnti si stanno volgendo così, il verso positivo, quindi la polarizzazione del mio generatore, deve essere questa. Ma poi questo lo vedremo negli esercizi. Vi faccio osservare che a questo punto, vedete, io cosa devo fare per dare la risposta al problema di magnetostatico? Risolvere questo circuito. Ma questo circuito è banalissimo. Quanto vale la corrente qui? Tensione diviso la somma delle resistenze. Abbiamo già risolto. Non c'è bisogno di fare nessun altro tipo di
manipolazioni. In pratica ci prendiamo i quattro pezzi di ferro, ci calcoliamo separatamente le riduttanze, quindi le varie RK saranno LK diviso MuK per S, K. Ci facciamo questo calcolo preliminare, mettiamo le riduttanze, le colleghiamo topologicamente come ci suggerisce il circuito. In questo caso sono tutte e tre, tutte e quattro in serie. Perché sono in serie? Perché circola lo stesso flusso, che è la stessa, che è l'equivalente della corrente. A questo punto i generatori diventano NI, le bobine, la forza magnetomotrice non è altro che un generatore equivalente di tensione ideale pari a NI, e il gioco è fatto, abbiamo risolto il problema. Ed è con questo approccio che studieremo i circuiti magnetici. Quindi, traduzione in circuito elettrico. A questo punto, ovviamente, questo presuppone che valgono le leggi di Kirchhoff. Ma chi ci dice che valgono le leggi di Kirchhoff? Per esempio, se qui il circuito continuasse così, che succederebbe al flusso? Succede quello che succede alle correnti. Qui c'è un unico flusso e poi il flusso qui si ripartisce. Avremmo una F1 e una F2. Cioè avremmo due percorsi in parallelo, un partitore di flusso. Chi ci dice che questo flusso soddisfa le stesse equazioni di Kirchhoff per le correnti? Quindi se mi metto in un nodo, il flusso entrante F sarà uguale a F1 più F2. Da dove deriva la legge di Kirchhoff per le correnti? Da questo signore qui, ma B soddisfa la stessa legge. Quindi quello che vale per l'integrale di I, di J che è I, varrà per l'integrale di B che è Φ. Analogamente la legge di Kirchhoff per le tensioni, se vi mettete in questo cammino qui, andate ad integrare le tensioni magnetiche, dovrete trovare, vi troverete l'analogo della legge di Kirchhoff per le tensioni elettriche. Perché? Perché l'integrale di H in quel percorso in cui non ci sono sorgenti rispetta esattamente la stessa legge del campo di E, dell'integrale di E. Se ci sono sorgenti ci aggiungete il generatore. E questo è tutto.